convocato oggi è un'assemblea che parte da un'istanza di base, che parte dalla necessità da parte dei lavoratori, dei precari, di tutti quelli che in questo momento sentono il peso di questo governo, di trovare una forma comune per dare una risposta a quello che sta accadendo nel nostro Paese. E credo che il fatto di accomunare a questo ragionamento sul lavoro, sull'attacco ai diritti attraverso l'articolo 18, anche alcune altre questioni che comunque riguardano la qualità della vita di tutti noi, che in realtà ci rende, come si diceva prima, ci rende precari non più solo sul posto di lavoro, ma ci rende precari poi in quella che è la vita di tutti i giorni, proprio per il fatto che comunque siamo costretti a dover subire tutta una serie di cose particolari, compresa quella ad esempio che il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, ci siano i magazzini aperti e la gente sia costretta ad andare a lavorare, quando tra le altre cose non c'è nemmeno il trasporto pubblico che funziona, per cui oltretutto ci ritroveremo col fatto che uno per andare al grande magazzino deve andarci per forza in macchina con tutto quello che ne consegue. Quindi da questo punto di vista credo sia importante fare un ragionamento che anche all'interno di quello che c'è contenuto in questa mozione oggi comprenda un po' tutte queste questioni, perché evidentemente l'attacco all'articolo 18 significa rendere tutti quanti noi sempre più precari, significa rendere più precaria la nostra vita e significa renderci ricattabili sempre più a quelli che sono i poteri forti, a quelli che in questo momento stanno decidendo del nostro futuro. Quindi diciamo, da questo punto di vista credo che oggi emerga in maniera chiara che da qui non esce un'assemblea, una riunione fatta dai lavoratori del pubblico impiego, ma esce un'assemblea che propone un percorso in avanti che vede insieme i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori del privato, i precari, i cittadini, perché di fatto questo è quello che sta accadendo con i provvedimenti di questo governo. Grazie. Io provo a leggere velocemente, dopo ovviamente è buttata giù proprio così, perché dopo è importante i concetti, i punti, dopo casomai ci troviamo un attimo a sistemarla meglio. Allora, oggi 16 aprile 2012 si è riunita l'assemblea convocata dai delegati RSU del pubblico impiego, alla quale hanno partecipato la Fion di Padova, l'ADL, realtà di lavoratori del pubblico impiego e del privato, in particolare delle cooperative della logistica, delle pulizie e realtà sociali del territorio. L'assemblea, ispirandosi a quella nazionale convocata dalla Fiom a Bologna in data 14 aprile, nell'esprimere piena condivisione dei contenuti e degli obiettivi di lotta in essa espressi, ritiene fondamentale avviare un percorso nuovo di lotta in grado di ricomporre tutte le realtà sociali, sindacali, che si riconoscono sulla necessità imprescindibile di respingere le modifiche all'articolo 18 e più in generale la cosiddetta riforma del lavoro, in quanto se ciò avvenisse nei termini indicati dal governo Monti rappresenterebbe un grande arretramento di diritti e delle condizioni materiali di vita per tutti. In questo senso l'Assemblea intende aprire un percorso aperto di lotta a livello territoriale che si pone l'obiettivo di costruire dal basso uno sciopero generale che sia in grado di bloccare effettivamente il Paese. Fondamentale costruire sul piano territoriale questo percorso trovando modi e forme condivisi che siano all'altezza della situazione. In virtù di tali presupposti, il percorso materiale per la costruzione dello sciopero generale viene indicato dall'Assemblea nei seguenti punti. 1. Costruire insieme un 1° maggio che esprima solidarietà concreta contro chi vuole imporre il lavoro nel commercio anche nella giornata del 1° maggio, qua dobbiamo trovare a mettere un po' meglio. 2. Costruire assieme per il 20 maggio una giornata di mobilitazione per ribadire che la legge 370 non si tocca. 3. Costruire assieme una giornata di mobilitazione e lotta sulla gravissima situazione creatasi alla MTN a Padova per combattere la mafia all'interno dei luoghi di lavoro. 4. Ci impegniamo a dare continuità al percorso legislativo di lotta avviato con l'Assemblea di oggi, ampliandone il più possibile le adesioni.